bello. Ma no, ma no, ma non ci credo. Mamma mia, no, ma incredibile, no, ma mamma mia, ma che bellezza. Qua stiamo nel Molino Rossatti, questo è un dilettante, la colonia avevano 5 molini. Questo è il più, come si dice, il più... Spagnolo? Il più moderno. Più moderno. Il più moderno della colonia perché è un molino a cilindro con elettricità. Le famiglie Rossatti per... questo è un molino elettrico, non all'acqua come le altre che avevano la colonia. Rossatti quando non sono coloni, hanno arrivato dopo, non lo so bene, sì, nel 1908 può darsi qualche cosa sì, e hanno costruito una idroelettrica per dare l'elettricità a Capitan Pastene anche per fare, poter lavorare il molino con l'elettricità. E questo è un spazio che sta originale, tutte le macchine sono del tempo, anche tutto il legno che vedi non si è cambiato niente. Ha messo di lavorare, ha finito di lavorare, credo dire, 3 anni fa, perché già il grano non è buono per fare in questo molino, perché è un molino che macina in grano blando, che non si incontra, si è perduto. Cioè, non viene richiesto più, forse. Sì. Sì. Quindi è un grano che si usava magari anni fa, sì? Sì, mentre anni ora fa, si cercano grani perché adesso migliori. L'agricoltura non lo semina. È blando significa tenero? Sì, blando significa tenero, sì. Tipo lo usate per i tagliatelle? Sì, perché sennò il molino come è più è molto antico, si metti un grano duro, non può macinarlo bene, deve essere del grano tenero. Però adesso non si trova. Senti, ma i rosati da dove venivano? Era un romano. Un romano? Sì, e llegaron a Valparaíso. Giorgio Ricci lo contattò in Valparaíso e lo trajo alla colonizzazione. Entonces ellos fueron una familia che venían ya con más recursos, más tecnología, y hacen este molino, instalaron la central hidroeléctrica, esa casa del frente también era Rossatti. Entonces ustedes se dan cuenta que todo como lo grande de Pastene era Rossatti. Sí. Sì. Mentre gli altri 4 mulini erano più, li hanno fatti i coloni. Hanno fatto i coloni, sì, i 4 mulini. E tutte quelle sono in acqua. Quindi avete un fiume qua? Sì. E qui i vecchi mulini avevano le macine di pietra? Sì, di pietra. Tu vedi alcune pietre che io sono lì fuori? Sì. Interessante, ma chi faceva quelle macine di pietra? Non lo so. Erano capaci. Può darsi anche i nostri nonni lo facevano perché loro facevano di tutto. Sì. Sì, facevano di forse tutto. Sì. Anche questa competenza sì. Da mugnaio. Ci voleva uno che sapesse scalpellare, no? Facile. Sì. Che richiedeva molta competenza. Non puoi aprirlo. Ma l'ultimo mugnaio si chiama, no? In italiano mugnaio. Era è ancora vivo, quindi. Sì, perché si aprì, entonces. L'ultimo uomo che ha fatto sì, è ancora vivo. Sì, ancora vivo, sì. Quindi voi non fate mai dimostrazioni.
Sí, lo hemos pensado. Sí, hemos pensado de porque puede rodar. O sea, sí, puede rodar. A la autorización. Sí, mira. O sea, acá están todos los capachos donde van, donde cae. Estos cositos llevan la harina. O sea, Sí. Di fare la dimostrazione, sì, perché i mulini sono diventati una vera rarità. Sì, sì. O sea, io so che questo in Italia tiene un valore distinto che in sì. Cile, perché Cile va a molto in rescate di cultura e in rescate di patrimonio, va molto atrasato con Italia, entonces uno lo sabe che stiamo con molti anni di... Pero estamos en proceso, nuestro país está en proceso en el rescate de la cultura y de las tradiciones. Pues imagínate, el DOP se empezó a hacer hace unos 3 años, Chile tampoco reconocía en su tema gastronómico, le daba valor a sus productos. Entonces, nuestro país está creciendo en ese aspecto de reconocimiento de patrimonio, de reconocimiento. Y ahora Capitán Pastene está nombrado para decretarlo zona típica. Y entonces eso también va a venir seguramente muchos beneficios. El gobierno lo quiere nombrar zona típica, Capitán Pastene. Entonces eso va a ser bueno. Y también va a mejorar el tema turístico. Y el tema turístico no hay que mirarlo tan solo como empresa, también hace que nos potenciemos en nuestras tradiciones y nos potenciemos también como descendientes de italianos. Entonces, el turismo va de la mano también con la cultura, con el rescate de eso. Es muy positivo lo que nos está sucediendo porque así podemos rescatar y armarnos como pueblo italiano. Sì. Già, cuidado acá. Sì. Si fa attenzione. E lassù cosa c'è? Arriva macchinarias. Sì. Mi stava gravando. Sì. Viste? Acá sta la nuova... Otras maquinarias, acá hace el tema del servidor de la harina. Aquí se sirve la harina. Entonces estos rodillos dan vuelta. ¿Vos sabés el nombre italiano? ¿De qué lo? Buratto. Buratto. Sí. Se llama Buratto. Sí. Que fa la selección de la calidad de la harina, sí, de la grandeza. Sí. Questo è. È materiale tedesco, di proprio. Si può essere. Model is scritto in tedesco, Scrossen. Austria o. Questo è materiale tedesco. Qua avete anche gli alemani, no? Qua vicino? Vicino sì. Sì, ma questo è Contulmo. Nella città di Contulmo hai una colonia alemana. Sì. Sì, ma questo viene dall'Europa, non ha necessità di essere legato alla colonia tedesca. Hay que reconocer de la familia Rosati un tremendo aporte también, o sea, porque no los enmarquemos solamente en una posición, también veamos que ellos también hicieron un aporte importante a la sociedad y a la evolución del pueblo en el sentido de la creación, de la llegada a la luz, de Paolo Rosati hizo clases como profesor en la escuela, fue el primer profesor de la escuela, creó la escuela Capitán Pastene, entonces hay una historia que también de reconocimiento a una familia que sí eran de un nivel económico, social distinto a nuestros nonos, pero sí también ellos igual hicieron su aporte. Lo mismo digo de Giorgio Ricci. Cuando miramos todo lo malo, ¿no es cierto? Yo personalmente rescato algo positivo, que es el que creó el pueblo, incentivó a la creación del pueblo. Porque si este pueblo no se hubiera formado, nosotros hubiéramos estado dispersos en distintos lados y hubiéramos desaparecido como colonia.
porque no hubiéramos quedado, no sé, en el Alto Relún, que es un campo, y hubiéramos, la otra familia hubiera estado en el otro alto, en el otro cerro por allá, y la otra familia hubiera estado en el otro cerro por allá, y finalmente esta colonia hubiera desaparecido. Y Giorgio Ricci incentiva la creación de la unión de la colonia para crear un pueblo, para traer los servicios de carabineros, de doctores, de telégrafo en ese tiempo, de todo eso. Entonces, también miremos ese lado, y yo le reconozco a Giorgio Ricci esa habilidad que también tuvo de la creación, de unirlos en un solo espacio territorial y no dejarlos dispersos por todos lados, porque lo más seguro es que hubiéramos desaparecido como colonia. Porque finalmente, ¿qué hubiera pasado? Ese italiano hubiera vendido su campo, se hubiera ido a Trayente, Muco, Victoria. Y hoy día sí estamos todavía aquí haciendo patria. Entonces, mirando ese punto de vista, claramente él tuvo esa visión que uno lo reconoce. Era, a pesar de todo lo que uno pueda contar como historia, pero eso sí hay un reconocimiento de que él tuvo esa visión y que fue muy importante para los tiempos de hoy. Bueno.